Ci troviamo nei campi sperimentali del CREA di Foggia con il professor Pasquale De Vita. Non piove da oltre 2 mesi, è un inverno anomalo, le temperature sono miti e il grano stenta a crescere. Che prospettiva si intravede per l'annata cerealicola in Capitanata? Purtroppo le prospettive non sono buone. Se il tempo continuerà con questo andamento, purtroppo la produzione è chiaramente compromessa. È un'annata decisamente anomala. Eravamo abituati a periodi di siccità più o meno prolungata, ma in questo inizio di annata agraria veramente 2 mesi di assenza di precipitazioni legate a temperature molto alte stanno portando la pianta in una situazione di stress. Ne stanno risentendo di più le semine più tardive, perché le prime semine, quelle fatte entro la prima settimana di dicembre, stanno ancora mantenendo bene e quindi hanno ancora un po' di possibilità di resistere a questo andamento climatico anomalo. Le semine invece fatte a partire dalla metà di dicembre invece stanno soffrendo in maniera evidente. E speriamo che nel più breve tempo possibile la situazione possa rientrare nella normalità. Se non dovesse piovere, che problemi ci saranno? Problemi chiaramente legati alla scarsa produttività, anche gli interventi di tecnica colturale saranno limitati, perché senza precipitazioni sarà difficile anche apportare fertilizzanti, perché non sarebbero utilizzati dalla pianta, e questo compromette necessariamente anche la qualità della produzione.